Queste due palazzine in legno che si affacciano sul Palazzo di Giustizia di Firenze sono il risultato del primo esperimento di edilizia residenziale pubblica temporanea realizzato in Italia. In parole povere, case popolari smontabili e rimontabili in ogni area della città. Queste in particolare, che contano 18 appartamenti, sono state destinate alle famiglie che vivevano nelle case popolari di via Torre degli Agli, case che verranno abbattute e ricostruite. Un'operazione che durerà 2 anni circa, durante i quali alcune famiglie vivranno in queste abitazioni temporanee. Inauguriamo anche un'idea innovativa, che è quella che ci consentirà di affrontare una serie di riqualificazioni anche ambientali dei complessi di edilizia ERP, riuscendo a mantenere sullo stesso territorio gli inquilini attraverso proprio alloggi di rotazione. Alla cerimonia ha partecipato anche il sindaco Renzi, che ha invitato la politica tutta, PD compreso, a occuparsi dei problemi seri della gente. Ma c'è chi tra i nuovi inquilini non è soddisfatto e lamenta una metratura degli appartamenti ridotta rispetto a quanto previsto. Io ho della roba, cioè la roba, ho gli armadi, cioè io devo buttare via tutto. Sono più piccoli di quello che aspettavo. Sono più piccoli, sì, sono state fatte delle modifiche che prima non c'erano, perché sennò io non l'accettavo. E c'è chi dimostra come sia facile per i ladri entrare in casa. Cioè, ha paura che entri qualcuno. Sicuramente, cioè, guardate la recinzione. Cioè. Che avevano promesso una rete di quelle zingate più grosse, a tondinello così, io sono andata alla riunione, avevano detto che era un po' più massiccia, veniamo qui un giorno e scopriamo che c'è una rete dal giardino, cioè che un paio di forbicine, non con le tronchesi, si piglia e si tira giù. So che questi sono appunto alloggi temporanei e quindi si tratterà di abitarli per un periodo per poi rientrare in alloggi che avranno senz'altro caratteristiche fortemente migliorative rispetto a quello che vengono lasciati.